Guagno, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per portarvi quali sono i giocatori al momento più buggati del gioco, rapporto qualità-prezzo, quindi costano poco e rendono tantissimo e soprattutto vengono utilizzati anche in divisione 1 Elite. Io sono in divisione 1 quasi Elite, li trovo contro e li uso tranquillamente. Quindi, prima di iniziare, voi come sempre lasciate un like, un commentino con scritto qual è la vostra squadra al momento e cercherò di aiutarvi per migliorarlo, vi dirò top se non c'è bisogno di fare niente e soprattutto iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Come sempre, se volete magliette come questa qui o altre magliette di qualsiasi squadra top, perfette, stupende, volete avere anche un bello sconto, il link è in descrizione, mi raccomando, cliccate al link, passate, dite che vi manda, ecco i promotori foot. È una top 10, quindi i migliori 10 giocatori buggati rapporto qualità prezzo, ok? Ho scelto i giocatori in un price range massimo di 300.000 crediti, ma vi dico che praticamente non andremo quasi mai a toccare queste cifre, se non forse per un giocatore, ma neanche. Voi potete prendere quello che vi serve, mettiamola così. Il portiere non lo conto mai, però vi metto in porta come sempre un consiglio. In questo momento uno dei più buggati è Donnarumma, rapporto qualità prezzo il 90, fidatevi, fa miracoli, è impressionante. Ora, Per quanto riguarda la difesa, partiamo con Orban. Ragazzi, questo Orban costa niente, costa veramente niente. Adesso vi faccio vedere, costa solo 30.000 crediti ed è impressionante, è un qualcosa di rottissimo. Praticamente 30.000 crediti per una carta con tutti questi playstyle difensivi e con il Procione Plus, che sappiamo essere il migliore praticamente per la difesa, stats difensive impressionanti, aggressività, elevazione, stamina. Insomma, è un'ottima carta. Agilità e equilibrio sì, non sono incredibili, ma fidatevi che per questo prezzo fa il suo sporco lavoro e anche il body type aiuta tantissimo, ha molti automatismi, si attacca all'uomo, insomma è un'ottima carta, altrimenti è super buggato, altrimenti non ve lo consiglierei. Sempre in difesa, di fianco ad Orban abbiamo un altro, ovvero Konaté Fantasy. Questo Konaté Fantasy molti di voi magari ce l'avranno, lo avranno trovato contro. Il suo body type permette praticamente di tenere due giocatori contemporaneamente, è impressionante come cosa. Anche lui praticamente ottimi playstyle difensivi, ottime stats difensive, niente da dirvi se non prendetelo e non curatevi di chi vi verrà ad attaccare, perché tanto lui lo assorbirà all'interno dei suoi pettorali, gli stringerà la testa, gliela farà esplodere praticamente per quanto è grosso. Ogni volta che lo trovo contro io ho veramente difficoltà ad attaccare, anche a dribblare, perché fa volare chiunque semplicemente sfiorandolo. Altro giocatore che vi consiglio per la difesa, sempre rimanendo in tema di DC, questo per farvi capire che non è specifico per la difesa, è questo Vidic, il 91, il 94 ovviamente è incredibile, ma questo 91 è stato spammato un sacco nei pack in questi giorni e l'ho provato perché l'ho trovato anche io e vi posso dire che sa il fatto suo, non costa niente anche lui, vi è stato spammato tantissimo, magari molti di voi l'hanno trovato e se lo tengono, dategli una chance ragazzi, 50.000 crediti, ma è un ottimo difensore. Perché? Perché sui calci d'angolo, sui cross, che oramai sono il meta principale del gioco, lui riesce a difendere molto bene, si attacca bene all'uomo, ha dei buoni automatismi, a recuperare, però riesce anche a girarsi abbastanza bene se viene superato, quindi io ve lo consiglio, insomma, è un signor difensore per quanto costa. E poi invece passiamo all'unico terzino che vi consiglio per la difesa rapporto qualità prezzo. Ragazzi, questo Madsen fa paura, questo Madsen, io vi giuro, se non avessi a sinistra quel call 93 che ho voluto perché l'ho trovato, il call Golaso, e a destra non avessi trovato negli aggiornamenti campagna Baldé, che comunque sta quasi 400.000 crediti, quindi non ho bisogno di avere un giocatore low budget, ragazzi, io prenderei questo Madsen, è impressionante, anche se delle volte ci ho pensato, ma è impressionante. Di fisico è durissimo, ha i playstyles giusti per difendere, per anche aiutarci nella fase offensiva, mette degli ottimi palloni, è solido, è veloce, recupera benissimo, va bene per le difese a 3, va bene se giocate con i terzini staccati, insomma è un signor giocatore, quindi io ve lo straconsiglio, 90.000 crediti e vi svolta la squadra, ma veramente ve la svolta, veramente, è buggatissimo.
Dopodiché, centrocampo. Ragazzi, centrocampo, io partiamo con quelli ciotti e poi partiamo con la rivelazione che mi ha svoltato la squadra, perché la mia squadra è forte, ma il centrocampo è un po' problematico, perché io quest'anno mi faccio la squadra solo di non scambiabili, di SBC, di quelli che trovo. E quest'anno il centrocampo non mi ha dato molto, e avevo bisogno di qualcuno che mi creasse il gioco. Ora vi farò vedere chi è. Non è lei, questa Majri è semplicemente fortissima, è fuori di testa e non costa niente, 94.000 crediti, forte di fisico, 5-4, playstyles a non finire, per passare il pallone, per finalizzare, per dribblare, insomma è incredibile. Con R1 ed L1 vi dribblate tutti, fate quel cavolo che volete. Difende, attacca, è ottima box to box, va bene per il 4-3-2-1, va bene per la difesa a 3, va bene per il 4-2-3-1, insomma potete fare quello che volete. Volendo potete darle anche un try per la fascia, quindi per farla giocare magari nel 4-4-2 sulla fascia, oppure nel modulo che vi avevo dato del 3-5-2 come esterno sinistro o come trequartista che poi va a fare l'esterno sinistro difensivo. Insomma, avete tante soluzioni, è impressionante, è veramente impressionante, è una forse delle giocatrici più forti che abbia provato quest'anno. Poi non costa niente, è fortissima. Guarda, non voglio dire buggata, direi buggata solo perché costa poco, ma è fortissima. Vi lascio la chicchetta per ultima a centrocampo. Poi altro che mi ha sorpreso, che ho trovato non scambiabile, che l'ho subito usato per acquisire un centrocampo, che vi ho detto, è questo Gundogan, che con gli up che ha avuto è diventato follia. 140.000 crediti, ma avete uno che a centrocampo vi domina il centrocampo, ve lo gestisce da Dio, dai passaggi alla difesa è solido, ha dei bei automatismi, intercetta bene, si attacca bene all'uomo, anche se ha aggressività bassa, non so perché, sarà il procione plus, ragazzi, ma finalizza, passa, corre, non si stanca, insomma è un giocatore che è un tutto fare a centrocampo. Se non sapete, se avete un centrocampo un poco equilibrato con un po' di mancanze, lui è quella pezza che costa poco, che vi può dare una mano a tener duro finché non magari non troverete il allenatore della situazione, roba così. Fortissimo, 4-4. E poi l'ultimo, colui che vi deve creare il gioco, vi deve mettere i giocatori in porta, deve finalizzare, insomma il trequartista, il fantasista, ragazzi. Questo Rosicky 92, 70.000 crediti, l'ho trovato, ho detto all'inizio, vabbè, che devo fare? Poi l'ho messo per la questione che vi dicevo prima del mio centrocampo un po' scarno, un po' così, ed è incredibile. È incredibile, tiro a giro che non ce l'ha plus, ma è come se ce l'avesse plus, perché ha un power, un long shot 84, che in realtà in game è molto di più, ha un effetto 90 che aiuta tantissimo al tiro a giro. Ragazzi, con R1 è praticamente imprendibile, ogni volta che premete o X o triangolo non sbaglia mai il passaggio, né di prima, il filtrante non ve lo sbaglia mai, passa in mezzo a tutti con R1, L1, L2, R2, tiene benissimo palla, ha tutti i playstyles giusti per mettere i giocatori in porta, per sfruttare gli attaccanti con aerial, perché lui col quadrato non sbaglia mai un cross, finalizza da Dio benissimo anche se ha solo 89. Ragazzi, è impressionante, poi è velocissimo, in game è alto, non è basso, sì è magro, quindi ovviamente le botte le subisce, però è difficile da prendere e mi ha stupito. 70.000 crediti, vi prego provatelo, ovviamente se avete i bomboni apperchiati avanti non state neanche a pensarci a Rosicky, però questo video è per chi vuole buggare, magari vuole mettersi tutto da parte per i tots e buggare risparmiando i crediti. Attacco, che cazzo ho premuto? Vabbè, piccola citazione che non fa parte di questa top 10, ma ve lo cito perché mi è piaciuto tanto, vi cito lui, se riesco a trovarlo, non ho sbagliato a scrivere, se riesco a trovarlo vi cito lui che è Lemelu, ve l'avevo già citato, buggatissimo, lui è veramente buggato perché ha delle stats rottissime, e l'altra che fa parte del mio centrocampo attualmente è questa Stanway, che anche lei è fortissima, super aggressiva, intercetta tutto, toglie palla da sola, l'unica cosa è che comunque quando le danno una spallata vola, ritorna a casa sua praticamente. Attacco, qui abbiamo diverse scelte, diciamo qui volevo mettervi una S, una TT, una D, la D è un po' forzato, quindi più che altro tenete conto di quello che vi dirò per gli ATT e gli AS, la D ve l'ho messo giusto per. Allora,
Partendo dalle punte il più buggato di tutti, attualmente più forte di molti giocatori che costano milioni e milioni di crediti, è questo Bomber Sorloth, forse più forte del mio fenomeno Toti. È impressionante. Perché? Perché il meta del gioco adesso è fare i cross in mezzo all'aria e quindi sfruttare chi ha l'Aerial Plus. E ovviamente chi ha l'Aerial Plus è fortissimo, costa tanto e viene utilizzato nel competitive anche. Haaland, lui ce l'ha. Lui praticamente un Haaland più cheap, ragazzi, non sbaglia mai un gol di testa, destro, sinistro, difficilissimo da prendere a campo aperto, se batte l'avversario con L1 ed R2 lo sprint boost che, di cui vi ho fatto vedere il video, è imprendibile. Insomma, è praticamente l'attaccante per chi non riesce a giocare e magari ha bisogno di uno che la butti sempre dentro, faccia spawn, faccia... si tenga gli avversari per smarcare gli altri giocatori. Lui è perfetto, buttate la palla in mezzo quando non sapete che fare, palla alta a Sorloth e poi se la vede lui. Ma davvero, palla alta a Sorloth e poi se la vede lui, e nel frattempo ragionate. Altre due chicchette che mi sento di consigliarvi, che per me, per come gioco io, sono meglio di Sorloth, ma è per come gioco io, non per, perché effettivamente sono meglio, ma è per come gioco io, sono questo Berbatov che ho trovato e che è titolare nella mia squadra, perché a me piace avere l'attaccante con le skill agile col tiro a giro, e lui semplicemente fa quello. L'ho giocato anche trequartista e non mi ha fatto schifo, anzi, passa bene il pallone, finalizza da Dio, insomma, è una bellissima carta. Playstyle sa non finire anche lui, passa bene di prima, non sbaglia un first touch, vabbè raga, Berbatov è qualità football. E l'altro che mi ha fatto divertire è Robin Van Persie, ma perché mi fa uscire questo? Il Golaso, 91-66.000 crediti, anche lui, forte di fisico, finalizza, skill, piede debole, insomma è un giocatore molto molto divertente. Se siete più come me, che andate un po' più sulla tecnica, meno sui cross, vi create più spazi con le skill, finalizzate con i tiri a giro, con la serpentina, scambi nello stretto, loro sono molto meglio rispetto a Sorloth. Però Sorloth è molto più buggato rispetto a loro. Poi, a sinistra ce n'è solo uno. Non ho alternative, è solo lui, il più buggato di tutti. Kiwel, ragazzi, mamma mia, questo Kiwel, che cosa non è? Questo Kiwel è semplicemente la S che voi lo prendete, magari ve lo siete ritrovati. Per quanto? 170.000 crediti, ve lo ritrovate lì, 5-5, e vi spacca in due le squadre. È imprendibile. Passa bene il pallone, arriva come niente dentro l'aria con R1, è anche fortissimo, date un'accelerata con lo sprint boost e vi ritrovate dentro l'aria, fate gol come cacchio vi pare. È semplicemente fortissimo, raga. 170.000 crediti a sinistra, fa intesa con tutti, secondo me è un game changer buggato. Poi a destra, perché vi ho detto che è un po' forzata, perché vi volevo mettere una D, al momento la più buggata che mi sento di consigliarvi è lei, James. Sì, è un po' vecchietta come carta, però è forte, 5-4, vola sulla fascia, mette buoni palloni, finalizza, è tosta di fisico, insomma quando la trovo contro è bella fastidiosa, l'ho provata, è stata bella fastidiosa per il mio avversario, quindi io ve la stra consiglio. Se diciamo non avete molti crediti e volete mettere una pezza a destra per il momento, comunque inglese non è difficile da ibridare. Ragazzi, questa è la mia top 10, che vogliamo dire, se così vogliamo chiamarla, dei più buggati al momento in vista dei TOTS. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, passate dal link in descrizione, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, scrivetemi nei commenti se volete vedere un altro video del genere, però quando usciranno i TOTS o altri video per migliorare le vostre squadre o il gameplay. Ciao Magnu, da Checco, ciao ciao!